Ragazzi, sono molto contento di avere un pacco da aprire perché quando mi arrivano dei pacchi a casa sono sempre euforico. E in questo caso è un prodotto che mi piace veramente tanto, lo dico con tutta sincerità. È un'azienda con la quale ci siamo trovati bene da subito a comunicare, la conoscevo già, ma soprattutto sono contento di avere un prodotto che sia alla portata di tutti. Qua dentro c'è il Kaberg Avalon X. Voto scatola 7 su 10. Scatolina nera con le sue grafiche rosse. Molto semplice. Ci ricorda che Kaberg esiste dal 1974. Quindi, ragazzi, non si sta parlando di un'azienda che è nata ieri, ma un'azienda che sa quello che fa. Antifog, che io consiglio a tutti quanti, appena comprate il casco, questa mettetela. Che si chiami Antifog, che si chiami Pinlock, che si chiami Giuseppe, montatela subito, perché questa vi cambia la vita. Libricino semplice di istruzioni doppio, che vi spiega i passaggi base, specialmente una cosa che io l'ho già guardato, faccio quello serio, sincero e onesto, li ho già guardati. Uno vi spiega un po' come comportarvi con la chiusura micrometrica. Chiudo un attimo, se no non mi vedete. Come comportarvi con la chiusura micrometrica? Perché non tutti si trovano comodi, magari sul momento, un po' spaesati, un po' sfiduciosi, ma credetemi che una volta che ce l'avete in mano e infilate il vostro cinturino, poi vi ricredete. Mentre l'altro vi dà due indicazioni su come smontare la visiera, smontare il visierino parasole e un paio di altre chicche. Questa è una cosa molto apprezzabile nel 2023. Ancora qualcuno che ti mette dentro il libricino di carta invece che dover andare su internet, scaricarti il manuale in PDF e poi il wifi non prende, il 3G è bloccato e sono in una caverna e sono in metropolitana e sono al cesso. Invece c'è il tuo libricino e te lo leggi. Via la scatola. Sacchettino col logo che non guasta mai. E vi faccio vedere la prima colorazione perché me ne hanno mandate due. Questa è quella che ho scelto più dedicata a voi giovani che mi state ascoltando. Se poi siete tutti cinquantenni, mi dispiace. Ve la mettete per andare a fare il tamarri il sabato sera sui Navigli, no? Ma che bella. Colorazione punk con i denti a vista. Teschi che non guastano mai. Questa, secondo me, in finitura opaca, nera, è una figata astrale. Facciamo che andiamo a guardare un paio di dettagli. Allora, apertura della visiera, semplice. Soprattutto una cosa che ho apprezzato tantissimo perché, ve lo ripeto, l'ho già aperto e l'ho già guardato. Mi sarebbe piaciuto fare l'effetto sorpresa, ma cosa faccio? C'ho lì un pacco e non lo apro? Una cosa che mi è piaciuta tanto è qui, davanti, il blocco della visiera. Perché è sacrosanto. In certe situazioni, secondo me, rimane sacrosanto. Visierino parasole che viene giù con il suo leverino qua di lato. Anche lui non è tanto complicato da utilizzare. Paranaso già integrato, sottogola già integrato e semplicissime prese d'aria che vanno ad agire direttamente sul flusso dell'aria, canalizzandolo verso il deflettore posteriore. Molto semplice, non abbiamo accrocchi strani, cose, spoiler da spostare, roba che dopo andiamo in panico. Gli interni, a mio parere, rimangono morbidissimi e con una calzata davvero incredibile. Non lo dico tanto per dire, lo dico perché al momento, devo essere sincero, sul momento mi aspettavo una calzata un po' più rigida. Poi l'ho messo in testa e mi sono detto: ok, è un guanto. Interni ovviamente sfoderabili, lavabili, verniciabili, fateci quello che volete. Presa d'aria anteriore, anche lei semplice come bere un bicchiere d'acqua. E dettaglio fondamentale sul quale mi vorrei soffermare: il cinturino micrometrico. Allora, io sono sempre stato uno che ha viaggiato con il doppio anello e devo dire che, come tanti pareri che ho sentito da tante persone, avevo un po' di sfiducia. Però arrivo anche da un passato da ragazzino con il classico clack, che sembrava un po' il cinturino, quello delle cinture di sicurezza dell'auto, no? Non lo so, non mi dava tanta fiducia. Su un casco così giovanile, su una fascia di prezzo di questo genere, il cinturino micrometrico, secondo me, è tanta roba. Di una semplicità disarmante, prendi il tuo cinturino, track, e questo non va da nessuna parte. Lo puoi lanciare, lo puoi far roteare, non va da nessuna parte. Per toglierlo, uno, due. Questa è una colorazione veramente bella, ma
Adesso vi metto a fianco la seconda, che per chi mi conosce, mi segue da tanto tempo, e lo so che mi segui da tanto tempo, ti vedo che sei uno di quei veterani che mi segue da quando avevo il tirannosauro. Quell'altra colorazione è in tinta col mio nuovo dinosauro. Colorazione punk, colorazione Kira. Disponibile in due versioni questa grafica chiamata Kira. Io ovviamente ho scelto quella più consona al mio caro CBR. E devo dire che ho fatto una scelta molto azzeccata. Una cosa che mi piace tanto di questo modello sono le forme e come hanno delineato queste parti un po' aerodinamiche che lo snelliscono tantissimo. Perché ricordiamoci che questo casco qui è un casco che rispetta la nuova normativa ECE 2206. La nuova omologazione che è andata un po' a modificare le calotte, le forme dei caschi, proprio per aumentare il grado di sicurezza generico, perché c'è una bella differenza tra la ECE 2205 e la 2206. E di conseguenza queste lavorazioni qui, questi intagli, queste sculture, hanno fatto in modo di snellire tanto le calotte e renderle filanti, sportive e parecchio accattivanti. C'è però una cosina che vorrei fare insieme a voi, perché Kaberg, insieme a queste due meraviglie, mi ha mandato anche un accessorio molto tamarro e che non vedo l'ora di montare. Una bella visiera dorata a specchio che non fa mai male, rende il tutto molto più tamarro inside. Così vediamo anche un po' il meccanismo di smontaggio e montaggio della visiera, che io ovviamente ho già provato e mi sembra molto semplice e intuitivo. Lo può fare anche mia nonna mentre guarda la Santa Messa in televisione, prende e cambia la visiera tranquillamente. Si apre la visiera, adesso al contrario sarà un macello perché si aziona il suo leverino che c'è qua sotto, tlac. Poi bisogna trovare il punto in cui la visiera esce, perché c'è il pallino qui che va a incastrarsi esattamente con lo spazio che si interpone tra la leva che si è spostata e il pallino stesso, e scatta fuori. Stessa cosa dall'altra parte, tlac, voilà, visiera nuova, voilà. Ragazzi, solo montata così, vista al primo impatto, è veramente tamarra, ma tanto tamarra. Grazie Kaberg che mi ha mandato questa visiera dorata, perché già mi piace tanto. Però ragazzi, una cosina la dobbiamo fare. Un bel test indossato in diretta. Allora. Olè. Un colpo solo, track. Io non mi vedo da fuori, ma secondo me sono molto tamarro. Allora, vi devo dire, cos'è la luce, la visiera dorata non è per niente male. Allora, sicuramente di giorno ti aiuta un pochino a smorzare quel fastidioso riverbero del sole. Ok, noi abbiamo il mitico visierino parasole. Se il riflesso non è estremo e non abbiamo proprio il sole in faccia, questa visiera secondo me aiuta tanto, perché ho due fari sparati in faccia in questo momento e non è male. La tinta leggermente bluastra secondo me aiuta anche un po' a riposare gli occhi, e a livello di calzata, ve l'ho detto, secondo me è un guanto fermo, comodo, ma soprattutto non spinge in nessun punto particolare. Lo sgancio, 1, 2, fatto. Nulla di così preoccupante, nulla di così complicato. Due dati veloci alla mano: Kaberg produce questo modello con due taglie di calotta, la calotta piccola che fa da XS, S ed M, e la calotta grande che ovviamente fa L, XL e doppia XL. Peso che varia di un 50 grammi da una calotta all'altra, si parla di 1500 grammi per questa, che è quella piccola. Io ho una M, ed avendo io una misura di testa un po' intermedia,
di circonferenza faccio 56,5. 8 colorazioni disponibili, 2 basiche monocolore, la Kira in 2 colorazioni, la Punk, la Track che è molto racing, tanta roba, e la Optics che è un po' per tutti su 4 varianti. L'Avalon X può essere equipaggiato con il suo comunicatore personale, il Kaberg Pro Speak Evo, equipaggiabile anche con qualsiasi altro interfono omologato. Perché prima non ne abbiamo parlato, ma ovviamente... Tac! E qui abbiamo il nostro bel alloggio per gli altoparlanti. Ragazzi, io sono molto contento di avervi fatto vedere questo prodotto che non vedevo l'ora di avere tra le mani, provare, testare... guardare, toccare, osservare, e presto lo proverò anche in strada per valutarne qualsiasi tipo di scenario. Io vi ringrazio come al solito di essere rimasti qua a farmi compagnia. Se vi siete divertiti, se questo format vi è piaciuto e volete vedere altri pacchi aperti su questo tavolo, iscrivetevi, campanella, condividete, commentate con quello che vi pare e fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete già avuto a che fare con Kaberg o se vi interessa esplorare il suo mondo. Voi continuate a far muovere la vostra passione e ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ragazzi!